di fare Sangiovese Samignano è esclusivamente italiano. Però all'epoca potevo sperimentare, perché io all'epoca ero una persona che lavorava in una fabbrica di Santa Croce, aveva il babbo che aveva l'azienda agricola e intanto studiava come poterla sviluppare. Sangiovese perché piaceva a me. E poi dopo pian piano ho anche capito che si poteva fare. Nel 99 già un po' di nozioni ce l'avevo. E i terreni di San Miniato sono molto, ma molto diversi da quelli dove conosciamo i sangiovesi. Lasciamo perdere la costa, che è una storia un po' diversa, lasciamo perdere, ma i nostri sangiovesi sono quelli del Chianti, sono quelli su terreni del Napoli, su terreni sottolosi, sulle valli, su terreni poveri o se non poveri ma molto molto aridi. A San Miniato lavoriamo su argipoli. Il nostro scheletro è fatto da quelle cose là, ma che non possono essere considerate lo scheletro, cioè il ciottolo come anche in Chianti. Noi lavoriamo sull'argilla blu o bianca, ma comunque argilla, quindi terreno molto compatto che trattiene umidità, quindi abbiamo qualche problemino meno, qualcuno in più, problemi in meno nel senso che nei nostri stati non sono un problema sui terreni di San Miniato, perché la vite non soffre mai, però c'è asfissia, c'è il ristagno ittico dell'inverno, c'è comunque tutta un'interpretazione da dare a questo tipo di terreno. I nostri sangiovesi sono, l'avete assaggiato voi, molto, molto diversi dal punto di vista aromatico a quelli dell'interno della Toscana. Colore, perché comunque l'argilla porta a questo tipo di contenuto antocianico, e poi il resto però viene da come si coltiva, da come si lavora sulla vigna. Reciso perché una pianta di Sangiovese a San Miniato fa 10 kg di uva. Per produrre questo vino una pianta deve scendere sotto il chilo, quindi è tutto un lavoro di tagliare completamente la vegetazione dalla potatura, quindi dall'impiantare il vigneto più stretto, da fare una potatura più corta, da una speronatura che quasi non si vede, pochissime gemme a pianta. Quindi un lavoro continuo. Un lavoro continuo di sorveglianza e con le forbici in mano. Sul Sangiovese è questa la cosa principale da fare a San Miniato. Perché appunto i terreni nostri sono argillosi, ho detto tutti i problemi e i pregi, ma sono anche molto molto fertili, quindi una pianta generosa come il Sangiovese, se gli si lascia fa uva, è una cosa impressionante. Bisogna imparare a mettere delle briglie e portarla a produrre poco, ma non basta poco, anche in maniera equilibrata. Che poi il non plus ultra della coltivazione del vigneto sarebbe di riuscire a fargli fare quel che si vuole senza col minimo intervento, diciamo. E questo ci serve da tanti anni. Intanto bisogna tagliare, per questo la prima cosa che mi è venuta in mente è questo, posso chiamare ghigliottinato, quello che mi è calmato di più è stato...